Stamattina, approfittando della festa liturgica di Santa Benedetta, Teresa Benedetta della Croce, meditiamo una parola che si riferisce molto alla sua vita, ma anche alla nostra, che è presa dalla lettera ai Galati, che è stata letta nella messa della sua beatificazione. Non ci sia per me altro vanto che nella croce del Signore Gesù. Ripetiamo, Non ci non ci sia sia per me per me altro altro vanto vanto che che nella nella croce croce del del Signore. Signore Ecco, questa esperienza di San Paolo, che è stata rivissuta anche da Santa Teresa Benedetta in un modo originale, anche indica un livello alto della fede cristiana, della maturità cristiana, cioè quando l'esperienza della croce, che è il dolore supremo di Gesù riflesso in noi, diventa veramente un tesoro, non un male da fuggire, ma un tesoro da custodire. Ecco, questo avviene quando noi camminiamo nell'avventura della fede, andiamo avanti. E questa parola, disse Giovanni Paolo II, esprime bene l'esperienza umana e spirituale di Teresa Benedetta della Croce, perché lei, diciamo, partendo da una formazione ebraica fino ai 14 anni, ma anche da una dolorosa esperienza di ateismo da giovane, da ragazza, poi è arrivata alla fede in Gesù, certamente per una grazia grande che ha lavorato nel suo cuore, ma anche per una corrispondenza da parte sua. Ecco, rimasta affascinato dall'esperienza di Gesù, ha capito che Gesù è vivo e che nella sua passione e morte c'è la risposta alla sete di amore, di verità dei nostri cuori, e c'è anche una risposta per capire i drammi dell'umanità. Lei ha tanto sofferto con il suo popolo ebraico e ha anche sofferta come cittadina europea verso l'insegnamento, per le ingiuste persecuzioni naziste, eccetera, e ha perso la vita ad Auschwitz. Ecco, vogliamo approfittare di questa giornata per riconciliarci con la nostra croce e scoprire che c'è una presenza del Signore. Lei ha scritto un bellissimo scritto intitolato Ave Crux Unica Spes, Salve o Croce Unica Speranza, perché ha fatto l'intima esperienza che senza la croce di Gesù non c'è una risposta profonda al male del mondo. Solo in Cristo Gesù troviamo pace e il dolore viene trasfigurato in una esperienza singolare di unione con Dio e di partecipazione alla vita di Gesù e anche alla salvezza degli altri. Ecco, chiediamo al Signore che ci aiuti a camminare verso questa luce, questo mistero, aiutati anche dalla sua testimonianza, dalla sua intercessione. Ieri abbiamo ricordato San Domenico, che diceva una cosa che vale anche per questa santa, per i santi in generale. San Domenico, prima di morire, disse ai suoi: vi sarò più utile da morto che da vivo. Ecco, perché ha previsto che in Dio poi avrebbe fatto tante cose belle. E credo che anche questa santa, che pure ha dato una testimonianza molto coraggiosa a quelli che l'hanno conosciuta da vicino, adesso intercede per noi, e anche sappiamo che Giovanni Paolo II l'ha proclamata patrona di Europa. A lei affidiamo anche le sorti dei popoli dell'Europa e anche della nostra Italia. Per questo vi benedico, il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Padre Santo, rinnova la tua presenza e la tua benedizione nella vita di questi figli che benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Una santa giornata. Amen.
Santa.